Eccoci qua, meglio però con questo volume, no? Sì, sì, molto meglio con questo volume. E dicevo, poi mi sistemo anche il ciuffo perché mi vedo bruttissimo. Comunque, benvenuti, grazie per essere ancora una volta con noi. Questo è il momento del giorno 27. Allora, 27 di gennaio è la giornata della memoria, prima cosa, e questo vogliamo dire subito una cosa che sarebbe bene che la gente la memoria la usasse, punto. Non per fare polemica con nessuno, ma è bellissimo che ci sia la giornata del ricordo, è bellissimo che la gente ricordi, ma non deve fermarsi al ricordo, deve cercare di sistemare qualche questione. Questo prendetela come cosa buona. Io spesso ce l'ho con i governanti, però questa volta è proprio veramente una cosa che mi viene nel cuore, perché ci sono stati troppi errori in passato, ma se non facciamo qualcosa per correggerli, mi sembra che ci sia un po' un loop sbagliato in queste cose. Vabbè, prendiamola comunque come, come battuta introduttiva. Benvenuti, ripeto, Casa Caffè, Claudio Casonati, per dire che il 27 ha un'altra cosa però molto più bella, che è quella di San Paganino per alcuni, quelli che hanno un posto fisso magari, magari a livello statale, perché il 27 è sempre stata la giornata di paga. Dedotto questo, adesso andiamo in cerca delle cose invece più importanti. Più importanti perché intanto siamo collegati con Radio Genius, gli studi sono quelli di Radio Genius, ma la televisione è quella di Caffè 24, Casa Caffè in radiovisione. Quando c'è radiovisione, automaticamente noi che cosa facciamo? Facciamo qualcosa che è attivo o decisamente musicale. Allora questa sera abbiamo un bellissimo ospite che si chiama Giulio Andreetta e noi andiamo a inquadrarlo e a ringraziarlo di essere con noi. Ciao! Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori. Ecco, allora, prima cosa da fare, uno guarda e vede un bel pianista e dice vabbè, ma il piano no, non è una cosa così semplice. Allora, un ragazzo giovane quando comincia a suonare, almeno io ho fatto così quando ero giovane io, e mi sono trovato, la cosa più semplice da fare era quella di utilizzare la chitarra, perché la chitarra strumento anche molto complesso, anche la chitarra comunque, insomma. Penso anch'io, però, però di fatto tutti quelli che possono essere i solfeggi, tutte quelle che sono quelle necessarie, obbligatorie ore da spendere davanti alla tastiera, ma non, e qui guardatemi negli occhi, ma non per divertirsi, perché la canzoncina che impari a fare dopo due o tre giorni che hai messo le mani sul manico così e riesci, allora riesci a fare quelli qualcosa. Quelli sono gli accordi, diciamo. Bravo. No? I famosi accordi. Quando hai imparato un Mi La Re e riesci con la mano destra, se sei destrorso normale, a fare un po' di tempo che non è proprio difficile fare, allora canzoni semplici, ai tempi miei, sono un Battisti, una cosa così, si riuscivano a fare. E questo, allora eri bravo. Lo facevano in molti, non è che eravamo bravi solo noi in pochi, eravamo bravissimi tutti. Però faceva aggregazione. Certo. Perché? Perché la chitarra in spiaggia, nei giardini, nelle case, era un bel modo di essere aggregati, di aggregarsi cantando, perché si usa ancora il karaoke, perché per carità, ma era bello cantare insieme prima di studiare, prima nelle pause del pomeriggio fra una cosa e l'altra. È aggregazione, giusto? Sì, io devo dire che in queste circostanze non sono mai riuscito a interagire dal punto di vista musicale, perché uno, non so suonare la chitarra, non la so proprio suonare, non so neanche fare gli accordi fondamentali. Ecco, però devo dire che in queste occasioni, insomma, si creano dei bei momenti, insomma, di socializzazione. Esatto. Sì. Esatto, e anzi, diciamo di più, era nella socializzazione, quella che si usava a fare una volta era cercare di trovare un sistema di agganciare, certo, una chiacchierata con, sì, qualche ragazza, certo, per noi ragazzi, insomma. E penso che alle ragazze non desse fastidio che ci fosse una scusa buona così, perché l'attacco diretto, no, le chiacchierate, perché te si scambi due parole anche a scuola, però l'attacco diretto finalizzato, intanto non c'era forse coraggio per farlo da parte nostra. Io parlo per me, che ero piuttosto timido. Uno dice anch'io timido, sì, anch'io lo ero. Sì. Per queste cose, sì, poi sì, magari qui voi dice non è timido, no, lo sono, non vi preoccupate, sono nei rapporti interpersonali, però e però il vantaggio della chitarra è che te la portavi via, insomma, non era, sì, difficile. Beh, cioè, tu non hai il pianoforte portatile, voglio ci dire, no? Sono delle tastiere, ma le tastiere sono molto onerose e comunque ci vuole un aggancio sempre alla corrente, no? Quindi, sì, perché in spiaggia come si fa? Da nessuna parte, no? E questo, ecco, questo credo, no, sia è bellissimo, perché quello che ti dà il pianoforte ti dà intanto la possibilità di capire meglio la musica e soprattutto di conoscerla nella sua partenza, nella sua essenza, dalle note, dal pentagramma, cosa che
noi non abbiamo studiato, nessuno di noi, io parlo per quelli fai da te, che hanno cominciato per quanto a 14 anni, a 13, come mi è capitato, però insomma a strimpellare con la chitarrina, non avevamo conoscenza di quello che è il pentagramma, no, si faceva tutto a orecchio, con qualcuno che ti dava gli accordi, li provavi e alla fine riuscivi comunque. Poi i più bravi, gli assoli, eccetera, eccetera, ma diciamo che per l'accompagnamento, quindi con un po' di voce, quella che avevi, e un po' di chitarra, quella che avevi, se non occorreva che fosse di grande marca, riuscivi a portare a fare un po' di spettacolino, quello che serviva per gli amici. Ma caspita, effettivamente no, un pianoforte no, il pianoforte è il sogno, ecco, allora sì. Allora se uno nel momento in cui parliamo di approccio magari con una ragazza che ti piace eccetera eccetera, certo, se sei in un salone immenso con un piano a tutta coda magari bianco con tutte le atmosfere che servono e le dedichi una bella suonata, è un altro contesto, come si dice, è più facile che sia ben disponibile. Questo non è detto. Nel senso, poi magari c'è sempre un diaframma, sì, che eh? Si mi sentite bene? Sì. Ecco, c'è sempre un diaframma che si crea magari, ma volevo dire che effettivamente ci sono anche grandi pianisti che suonano a orecchio. Quindi vedi. Nel jazz, ad esempio, quindi diciamo la parte creativa, improvvisativa, è trascurata di solito dall'approccio accademico, diciamo, sostanzialmente. Nel conservatorio si parte subito con la lettura dello spartito, si prendono questi poderosi spartiti e li si mettono sul leggio e si parte a leggere, a suonare, a solfeggiare, il famoso solfeggio, no? Bravo. Che un po' è quello che segna l'inizio della carriera accademica per uno studente di conservatorio, cioè insomma imparare a leggere queste, queste notine che sono scritte, no? Se non lo sai fare non ci sei. Ecco, Chopin le chiamava le merde di Mosca, nel senso che assomigliano molto, sì, assomigliano molto a dei puntini neri, no? Sono cose illeggibili magari per chi non ha conosce il solfeggio, no? E quindi c'è questa cosa di iniziare col solfeggio. Però ci sono dei pianisti jazz che vanno oltre, quindi non hanno mai studiato solfeggio, però riescono a fare delle cose stupende. Penso anche a compositori di cinema come Vangelis, ad esempio, che ha sempre dichiarato di non conoscere il solfeggio, di non conoscere la lettura. Ha fatto delle cose mica da poco. Appunto, però, era questo il senso. Sì, ha fatto delle colonne sonore, per esempio, da urlo, insomma. Che tuttora si ascoltano molto volentieri. Esattamente. Ma questo, ecco, vedete amici, che parlando con gli esperti, perché il problema non è tanto parlare fra di noi così di certe cose, ne possiamo anche parlare fra di noi se capita magari al bar eccetera, però una delle ragioni per cui esiste Casa Caffè è perché quando andiamo a cercare persone come l'amico Giulio, non è che andiamo, non è che vuoi il pianista per far vedere o parlare magari gli altri pianisti o di, no, di vedere cosa c'è dietro, cosa c'è dentro soprattutto un pianista, perché è quello che interessa a noi. Poi la bravura, più tardi magari quando la regia avrà un attimo di tempo possiamo mettere un attimino un piccolo sottofondo, un attimo di videino che ci ha fornito decisamente, per esempio ho visto che c'è uno, Fantasia si chiama anche, Fantasia per due pianoforti, sì. Ecco, per dirti, ma dove si, ecco, uno dice addirittura due pianoforti, due pianoforti. Sì. Sicuramente sì, però a noi interessa anche vedere cosa muove le persone, ed è quella la cosa bella, perché l'unica cosa che non riusciremo mai a capire è cosa muove i governanti, ma questa, come al solito, perdonatemi se casco in queste cose, ma non si capisce perché, ma non si capiscono neanche da soli. L'unica cosa che capiscono qualcuno sicuramente è la quantità di portafoglio che si riempie, però queste sono sciocchezze. E perché? Perché la musica, per esempio, adesso dice, io dico una cosa che hanno sempre detto tutti i miei amici musicisti, la musica ti ripaga molto a livello di anima, ti riempie poco il portafoglio se non sei un fortunato ad entrare, se capita, in determinati sì, ecco, diciamo che la parte erotica nel senso platonico del termine, cioè dell'immedesimazione nella disciplina e anche di passione, insomma di amore per lo studio del pianoforte e della musica in generale, sì, è la molla essenziale, perché insomma è l'approccio quantomeno iniziale. Poi uno sperimenta anche
altre cose, altri interessi, è inutile definirsi troppo, no? Le definizioni lasciano il tempo che trovano, però diciamo così, quando si è giovani, quando si è bambini, così la passione senz'altro, ecco. La passione spesso conduce, sì, eccetera eccetera, De André. Però ecco, questo però di fatto alla fin fine, come dicevo, sì sì, difficilmente riesci ad arricchirti, ecco, diciamo, sì, così uno ci si può un po' mantenere, però difficilmente arricchisce. Ma soprattutto ci sono le persone, quelle domande: che mestiere fai? Musicista. Sì, ho capito, ma che lavoro fai? Ma no, è vero, quelli, è vero, sono, no? I, sì, quelli sono i migliori, sono, diciamo, i migliori, perché... sì, fanno morire queste persone quelli qua. Sono i migliori, no, diciamo che così nel mondo musicale la cosa che vedo che si fa, insomma, maggiormente è per l'aspetto puramente materiale economico, insomma, è l'insegnamento, insomma, è lo sbocco, diciamo, naturale, anche per nell'ambito classico, per dei maestri che hanno un retroterra, un curriculum spaventoso, e anche che fanno concertismo, ma comunque diciamo la base dell'insegnamento, sto analizzando dall'esterno la situazione. Certamente. Ecco, è fondamentale, nel senso, per garantirsi una al conservatorio o alle scuole, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, insomma, ecco. Ecco, allora, intanto adesso facciamo un piccolo passo indietro, però per ricordare, sì, due cose. La prima, che il famoso 349 06 34 349, che vedete in sottoimpressione, perché è sotto qui, eccolo là, 349 06 34 349, serve per mandare un bel messaggio che io posso leggere, non telefonate perché non è collegato al mixer, ma serve per mandare un messaggio e fare una domanda a Giulio, non so, dire le vostre esperienze e dire: sono anche un pianista e non so, quello che volete, quello serve per comunicare. Però un'altra cosa che vorrei ricordare è che noi siamo nell'imminenza, come dire, domani, di una cosa che succede, che sarà un tuo concerto. Sì. Oh, questo volevo dire. E lo dicevo anche perché ho visto che è in una biblioteca. Allora, questo è io faccio parte un po' di quelli che nella biblioteca di Selvazzano ci passano parecchie ore. Domani mattina ci sono presente, e domani mattina, così se vogliamo dare la notizia, diamola. C'è anche l'inaugurazione di una mostra dedicata alla memoria, e si parla che dal fatto di il lavoro rende liberi, e c'è la verità, invece la verità rende liberi. Questo è il titolo che è andato. La mostra è nella biblioteca di Selvazzano. Invece nella biblioteca di Piazzola sul Brenta, domani alle 17:30 ci sarà un mio concerto, un mio recita, insomma, di pianoforte, e suonerò anche musica mia. Tra l'altro ne approfitto per dire che queste composizioni che suonerò sono state edite recentemente dall'editore Armelin Zanibon di Padova. Chi come me ha comprato la chitarrina ai tempi, lì andava, perché Zanibon c'era. Ecco, uno dei due marchi storici di Padova, questo lo posso garantire, certo. Parliamo di anni 60. Sì, 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 ma poi insomma ha una storia incredibile, e quindi sono state pubblicate due spartiti, tra cui la fantasia e insomma la sonata, e domani suonerò la sonata, ecco, e il preludio, sonata e il valzer, ecco, quindi questo saranno delle mie musiche, però saranno inframmezzate a dei capolavori assoluti di compositori come Mozart, Beethoven, Scriabin, insomma, di Mozart suonerò la sonata alla turca, pezzo ma famosissimo. Quella che voglio dire io, sì, quando dico alla turca mi viene in mente un carosello. Era quella. Sì. Quella di Angelino. Se non siete di una certa età non lo potete sapere, però la marcia alla turca faceva parte di, era il sottofondo di un carosello. Carosello tutti a Nanna. Non solo, diciamo, adesso anche pubblicità, sì, film. È stato un pezzo che è diventato popolarissimo, insomma, perché è stato fagocitato da tutti. Bravo. Dal cinema, dalla televisione. Però una cosa bella, la usano tutti. sembra una battuta stupida, ma tutti quanti, no? Vanno al cinema, poi sì, vedono le modelle, sì, vedono le attrici, tutti quanti sognano, anche eroticamente, perché se sono cose belle piacciono. No, ma poi la bellezza è che insomma, poi è stato anche, diciamo, l'idea che mi ha mosso, è cercare sempre di interpretare in modo diverso queste cose, no? Questo è bello. Perché poi in fondo noi siamo degli interpreti, non siamo solo degli esecutori, ecco, io terrei a distinguere due piani, no? E allora si tratta ogni volta di ricrearlo in modo diverso, mettendoci dentro anche
tutte le nostre esperienze anche, no? Formative e non formative, le nostre letture, i nostri stati d'animo, anche i nostri errori, i nostri momenti in cui magari non siamo perfettamente centrati. Ma invece secondo me questo è qualcosa che è notevole, perché insomma la rende nostra, la rende viva, la rende viva, non è qualcosa da ricreare come in un museo, no? Ma no, diventa un'esperienza che noi possiamo vivere sia l'interprete ma poi anche il pubblico, insomma, nel modo con che più gli aggrada, insomma, no? Bravo, hai detto una cosa importantissima a cui adesso mi aggancio, perché c'è da sistemare un sacco di opinioni. Allora, parliamone intanto, per esempio parliamo di biblioteca. Le biblioteche sono certo per la consultazione, per la lettura, però leggi cose agli originali, perché c'è poco da interpretare, no? E lì quando leggi il libro di... E quindi c'è niente da fare. Tu l'unica cosa che puoi fare è la tua interpretazione comunque di quello che hai letto. A te può dire una cosa, ad altri può dirne altre, però il testo quello è e quello resta. Nella musica c'è un'altra faccenda invece. Allora, ci sono tutte le famose cover band. Allora, io spezzo una lancia a favore delle cover band per una cosa. Primo, perché ci ricordano un autore che piace, e non sempre ce l'hai vicino, non sempre puoi sentire dal vivo la sua musica, la puoi sentire solamente tramite, ai tempi, i vinili, oggi il CD, ma di fatto non senti la musica se non in radio o comunque dal jukebox in poi, purché sia una fonte esterna. Sì. Qualcuno che la suona in maniera molto simile, che la interpreti quasi uguale, è bello. Perché? Perché non è un karaoke, ma è semplicemente la voglia, ti piace così tanto quell'autore che cerchi di dargli lustro, di emularlo, diciamo, no? E soprattutto di fargli capire quanto lo ami, cercando di fare quasi come lui. Si sa che non si può fare, qualcuno tenta di fare meglio, no, ecco, e qua c'è l'errore. Qui c'è l'errore perché, attenzione, il bello delle cover band è quando provano, però è altrettanto vero che se non hai i mezzi, allora è inutile cantare uno o una, sì, con la voce che non hai. Bisognerebbe ricrearla, bisognerebbe creare, diciamo, un arrangiamento. Bravissimo. O un qualcosa che crei un contesto differente. Bravissimo. Bravissimo. E non chiamarla forse cover band. Però pensavo anche in rapporto al tema della scrittura, del libro, della lettura, che è correttissimo quello che hai detto, insomma. E pensavo anche al teatro, no? È un po' quello che fa il musicista, è un po' simile a quello che fa l'attore, no? Questo sì. Quindi cosa fa? L'attore recita Shakespeare, però ogni volta Gassman lo legge in un modo, Pagliari lo legge in un altro. Bravo. E allora lì cosa si creano? Delle interpretazioni, no? Dei modi. Bravo. Di vedere una cosa che è identica nel testo, però nella scrittura di scena, insomma, nell'esecuzione diventa diverso. Ecco, qui mi collego al fatto che, insomma, ne abbiamo parlato anche mercoledì. Questa sera c'è quel famoso spettacolo che potete andare a vedere all'Ex Palafabris, tanto per intendersi, e dove con musica di Michael Jackson fanno raccolta anche fondi per l'università con Sammy Basso, eccetera, eccetera. E lì mi è già stato detto in diretta, sono tutte interpretazioni di Michael Jackson. Nessuno tenta di emulare o copiare l'originale. Ecco, questo però perché sono artisti. E sì. Allora, gli artisti veri interpretano. Secondo me sì, questo si può dire. Chi non ha arte cerca di copiare. Diciamo che l'approccio un po' artigianale è quello, nel senso che si impara anche al conservatorio cosa si fa, naturalmente semplificando, all'inizio si impara un po', ecco, un mestiere, il mestiere cosa ha, la tecnica, sì, quindi è proprio la modalità per riuscire poi ad esprimersi musicalmente e ad esprimere il contenuto musicale. Però dal mio punto di vista questo è solamente un passaggio che poi deve essere in qualche modo rivisto e sorpassato anche a sua volta, perché altrimenti si rimane alla lettura, diciamo così, fintamente filologica di qualcosa, no? Che poi effettivamente non esiste, perché io su questa cosa cerco di... sono un po', come dire, sono categorico, perché alla fin fine, se uno ci pensa, lo spartito musicale non esiste, cioè cos'è? Uno lo vede, non sa che... uno che magari non è addetto ai lavori, non sa leggere la musica... Beh, a un fotografo non dice niente, non sembrano dice appunto niente, macchie, come diceva prima. Esatto, sembrano queste famose merde di Mosca, no? E quindi a uno non sa che cos'è, chiaramente il
il compositore appunta, no, delle cose così, però insomma da lì a dire che bisogna suonare così, così come, quello che noi abbiamo in fondo è un qualcosa che è scritto su un foglio di carta, ma non è indicativo di un risultato che poi sappiamo non esistere nel concreto, insomma. Ecco, quindi diciamo che per una persona, per esempio, che amasse un cantante o una cantante, e che con un po' di voce, che non è mai uguale, cerca di farla quasi uguale, il più possibile uguale, sicuramente è come tentasse di fare dei solfeggi, perché in quel momento sta cercando di arrivare a una corrispondenza con la conoscenza della capacità respiratoria, per esempio, perché certe cose non le sai fare se non sai respirare, e quindi sembra facile anche fare karaoke, per quello dicevo, chi comincia e si approccia così sicuramente all'inizio fa come il solfeggio e si crea forse una base che va benissimo, che è indispensabile, indispensabile. Poi volendo, ecco, sì. Però da quel momento in poi, quando hai delle tue capacità, dei tuoi modi reali e capisci di avere il dominio della tua voce, la capacità di estenderla, abbassarla, di fare quello che ti serve indipendentemente da quello che fa il tuo cantante preferito, allora lo puoi interpretare o tentare di farlo, perlomeno. Devo dire che proprio su questa cosa mi è stato molto d'aiuto la composizione, perché nel momento, perché io l'ho vista, la mia fortuna forse così per vederlo, dico, è che l'ho vista da due angolazioni diverse, no, l'angolazione del compositore e l'angolazione dell'interprete. Poi è bello perché poi anche le mie musiche le interpreto ogni volta in modo diverso, no? Quindi non c'è in questo senso, si crea forse uno sdoppiamento, no? Certo. Tra il compositore e l'interprete. Ecco, se io non so se riusciremo, ma non serve che vada in onda magari la parte musicale, ma magari se ci metti un qualche piccolo sottofondo visivo, voglio dire, di quello che è arrivato, se poi capita, però me lo dovete dire, se mi togliete l'audio, perché se non parlo per niente, ma l'importante è se qualche piccola cosa, dove c'è ovviamente Giulio che suona. Ma quello che volevo dire, Giulio, è proprio che questo ci permette di lavorare su una cosa in più ancora, sul fatto di come la gente poi capisce la musica, perché come gliela dai col tuo impeto, no? E quello che, tra l'altro, vorrei glielo devo chiedere a lui, perché mi è arrivato il suo curriculum, mi è arrivato bellissimo, perché Silvia è stata bravissima, mi ha mandato un po' tutto di te. Adesso o sto lì a cercare di scherzando andare a aprire sul telefono, ma tu hai un curriculum veramente invidiabile, perché so della parte del Pollini, la parte della laurea a livello universitario, e so che hai fatto un sacco di cose, compositore ed esecutore, perché e poi interprete della musica, quindi hai una personalità decisamente varia, alta, e di anche di alta scuola. Ma di tutte queste cose, se vuoi citarcene qualcuno, io ho fatto un riassunto ma troppo breve, non gli rende assolutamente niente di quello che ha fatto, perché io ho citato solo le cose più importanti, perché ormai la gente, qualche ministro magari, no? Che si occupa di cose di cui non ha la laurea, tanto per fare la solita battuta, qui abbiamo invece gente che non ha nessun bisogno di mettere foglietti, non ha importanza, lui fa. Non è che ha bisogno di dire su questo sono perfettamente d'accordo, nel senso, io posso più che una rielaborazione del curriculum, mi piaceva insomma, ecco, focalizzarmi su un discorso, ecco, che non mi sono mai, sì, nel senso, la composizione ad esempio, l'interpretazione, la musica per film, la musica per documentario, la musica intesa come improvvisazione. Invece la musica scritta come composizione che si edita su uno spartito, e tutte queste esperienze sono state molto formative per me, e ho sempre tentato di non trincerarmi solo su un determinato aspetto musicale, quindi anche la musicologia, anche gli studi sul minimalismo, che è un'avanguardia storica del Novecento, insomma, e ho analizzato anche la parte più propriamente musicale, insomma musicologica, e quindi cerco di muovermi in più dimensioni, ecco, questo si può dire, sì. Sì, e questo ti fa onore, perché soprattutto quando una persona riesce a raggiungere qualche risultato, purtroppo ha la tendenza di
soffermarsi su quello, magari cercare di approfondirlo, ma non cercare strade nuove. Il che vuol dire che spesso, e qui torniamo purtroppo a bomba con molte persone, una volta sfruttato un canale, quando sei arrivato, poi ti fermi però, ti fermi. Sì, sì. Allora, questa diciamo così, no, poi io devo dire che, scusa se ti interrompo, ma devo dire che io sostanzialmente su questa cosa della musica non ho mai avuto un obiettivo, nel senso di avere dei riconoscimenti, delle cose. Poi insomma si fanno i concorsi, qualcosa si vince, qualcosa si perde, insomma fa parte della vita, insomma, ecco. Poi però insomma mi è sempre piaciuto insomma mettermi veramente in gioco con il pubblico, al di là di tutto, quindi sia a livello mediatico, magari mettendo le mie cose insomma su internet, a livello di concerti, insomma ho cercato il più possibile di sperimentare. Ecco, la sperimentazione però è quella che dà forza al mondo, perché noi sappiamo i nostri migliori, per esempio cervelli universitari in molte materie, perché vanno all'estero, perché li prendono per la parte ricerca, perché le belle testine le usano per la ricerca, le persone diciamo normali le usano per l'amministrazione e per il consolidare determinate cose, perché si studia sempre, si va avanti sempre, su questo non vogliamo togliere niente a nessuno, anzi per carità non si senta offeso nessuno. Però è vero che chi ha più capacità nell'andare alla ricerca deve avere più mezzi. Perché? Perché è lì che uno può fare la differenza, però deve avere i mezzi per farlo. E quindi anche lì cosa vuol dire? Vuol dire tempo libero, vuol dire potersi dedicare un po' a tempo pieno. Perché, anche poi lo studio, diciamo, anche il trovare dei nessi che magari così sul primo momento non ci appaiono così diretti. Poi però invece nel mio caso ho visto che le cose si collegavano poi in un certo qual modo, nel senso che dal minimalismo, ad esempio, che è stato l'argomento della mia tesi di laurea, dal minimalismo poi è scaturita anche tutta una passione per la composizione minimalista. Poi la composizione minimalista ha aperto appunto nuove strade nell'ambito compositivo. Poi da quello sono arrivato anche ad approfondire alcune tematiche riguardanti l'interpretazione. Quindi nel mio caso in realtà adesso comincio a vedere che insomma c'è una sorta di in questo guazzabuglio incredibile c'è una certa linearità, insomma, ecco. Ecco, però da quello che capisco è bello vedere che la ricerca ti ha già portato a stabilire una cosa, che c'è il guazzabuglio. Sì, perché la gente che cerca di seguire determinate linee già scritte da altri, in realtà non fa ricerca, cerca di fare approfondimento o di sfruttare, magari passandoci in fianco a delle cose comunque già calpestate, no? Certo. Quindi uno lo sa, la solita sciocchezza, però se vai a Parigi ti nei boschi e ti cominci ad addentrare, vedi dove la gente, se hai l'occhio, vedi dove hanno già camminato i funghi, non cercarli lungo quel sentiero, no? Cercare farne uno tu, se sei fortunato li trovi. Sì, ed è la ragione che secondo me per cui non esistono artisti conformisti, cioè l'artista se è bravo non può conformarsi, perché per sua natura deve in qualche modo tracciare una nuova via, insomma un nuovo modo di porsi, che poi non è mutuabile da nessuna teoria di qualche musicologo, di qualche ricercatore, appunto, cioè è veramente una situazione istintiva. E credo che sia anche la ragione per cui difficilmente la gente può sbagliare fra l'artista e l'esecutore bravo, perché l'artista è quello che comunque interpreta e che, vabbè, a parte scrivere, quindi fare cose che fa solo lui, in quel caso là che sia artista è fuori di dubbio, ma è proprio anche nella differenza in cui l'artista fa cose di altri, non lo fa mai come lo fanno gli originali, lo fa a suo modo. Sì, perché c'è sempre questo discorso dell'imitare, dell'emulare, che diciamo è attinente a un discorso, se vogliamo, linguistico, cioè io in qualche modo mi definisco, no? Quindi nel momento stesso in cui io imito qualcuno, devo in qualche modo conformarmi a qualcosa che è stato definito linguisticamente anche da me stesso, no? E quindi è questo un po' il limite della situazione, no? Invece se uno va anche oltre, si pone in punto con questo approccio che io definivo erotico, ma dal punto di vista proprio del simposio di Platone, insomma, ecco, proprio filosoficamente erotico nei confronti di una disciplina, di una materia
o di qualcosa che vuole approfondire o farne la sua ragione di esistenza, insomma, ecco, allora lì si aprono delle prospettive nuove. Ecco, allora noi siamo partiti però parlando del fatto che è difficoltoso, pare trovarsi a suonare in giro con la gente perché il pianoforte non te lo porti dietro. No. E se non c'è corrente non puoi usare neanche la tastierina, neanche quelle più sciocche e stupide, quelle a batteria non è il caso, no? Però la molla per la musica, questa non ti ho chiesto, quando ti è scattata? Perché io credo che tutti quanti i bambini sotto sotto abbiano un'impronta che si avvicina al mondo musicale sicuro, perché la musica piace, perché vedi i bambini che possono essere anche arrabbiatissimi, incazzati col mondo, però se sentono una bella musica restano fermi, che di istinto ballano, eccetera, eccetera, si muovono. Quindi la musica ha molto a che fare anche con l'essere più semplice e quindi facilmente può scattare la molla, però non sempre scatta, perché... E a te com'è scattata? Beh, intanto ti devo dire che l'educazione musicale per i bambini è fantastica. Ecco, questo. E andrebbe fatta di più. Andrebbe assolutamente, andrebbe approfondita non solo nell'ambito scolastico, ma anche nell'ambito ricreativo. Perché per i bambini questo è fondamentale ed è proprio farebbe parte proprio dell'educazione sentimentale, insomma, ecco, per un bambino, anche per un ragazzo, per un adolescente, insomma, deve essere una componente che non può essere assolutamente trascurata, insomma, ecco, o diciamo in qualche modo come scavalcata in nome di un obiettivo, ecco, già a quell'età invece è bene secondo me che i ragazzi sperimentino, insomma, anche come le emozioni, la musica e tutta la parte umanistica, insomma, se vogliamo, dell'educazione. È la mente più aperta quella dei bambini. Esatto. E che non poi... ancora condizionamenti. Esatto, e poi questo loro del resto lo percepiscono benissimo perché sono sempre molto attenti anche insomma alla musica che si propone, anche nell'ambito educativo, ecco, insomma, e quindi è qualcosa di fondamentale. E quindi l'educazione musicale, sì. Sì, perché adesso io pensavo, se fai facendo un po' mente locale, no? La musica, la prima cosa era ninna nanna, attenzione, perché nanna è la cosa che ti cantava la mamma. Certo. E quindi cosa vuol dire? Perché indubbiamente la voce della mamma, l'intonazione, queste cose qua aiutano a mantenere sereno un bambino o a rasserenarlo, se per caso non lo fosse. Però questa parte lievemente ipnotica di una cosa che ti piace automaticamente ti fa rilassare quel tanto e nel rilassamento capita a tutti, ti addormenti. Perché certo. Ti fanno un bel massaggio e se lo fanno bene, senza essere troppo violenti, perché altrimenti non lo può succedere, ma se ti fanno un bel massaggio nel clima esatto, magari anche un piccolo sottofondo musicale, uno si addormenta preciso. Perché? Perché vuol dire che il messaggio ha fatto effetto, cioè ti ha rilassato. E il relax massimo è dare spazio anche al momento del sonno, questo immagino. No? Quindi diciamo qui poi si arriva tutto al discorso della musicoterapia, alla musica proprio come... come terapia, come cura dell'anima e della nostra psiche, insomma, dal punto di vista freudiano avrebbe chiamata psiche, no? Certo. Quindi sì, assolutamente non è da trascurare, non è una componente che per me nel mio caso, insomma, risale proprio alla prima giovinezza, proprio quando ero un neonato, credo, perché mi ricordo effettivamente che sentivo queste ninna nanne, no? Esatto, neanche le canzoni per bambini, sì, ci sono, no? Le filastrocche. Sì, questi carillon addirittura. Bravo. No? Che sono... Io non riesco a vedere, non ho ancora visto in sottofondo niente, se no sto regia finché noi parliamo, invece che inquadrare me che sono bruttino, ci mette qualche immagine di quello che si è scaricato, altrimenti fornirò una chiavetta, perché c'è anche in tasca volendo le cose, ma pensavo che fosse più veloce per la regia. Questo era un discorso interno al regista. E invece il discorso qui lo approfondiamo ancora una volta, perché effettivamente credo che no, dal rapporto che c'è con chi ti canta la canzoncina a chi ti racconta la storia, anche la voce stessa, no? Perché poi la musica per carità la sente il bambino forse proprio con la mamma che canta, non lo strumento, è la mamma che canta, ma è musica anche quella, no? una bella voce articolata, i suoni rotondi, cristallini, eccetera, sicuramente hanno influenza. Prova a immaginare cosa riesci a fare con il pianoforte, con un'arpa, con anche il violino, secondo me, perché la chitarra è bellissima, però la vedo già oltre una certa età. La chitarra sulle sei corde dà una cosa articolata. Quello che può fare un violino
con degli assoli, pianoforte, un tasto alla volta, e credo, no, possa avere, sì. Dico poi, io adesso che ho detto una bella schifezza, ma diciamo che adesso da 50-60 anni, insomma, anche per la massa, per tutti ci sono questi dispositivi di riproduzione, quindi anche nel mio caso, insomma, che ho la tenera età di 31 anni, tenera, lo dico per prevenire tenera la domanda, ecco insomma, prevengo. E anche per me è stata una soddisfazione enorme sentire, insomma, il suono della musica da degli altoparlanti. Poi io mimavo la direzione d'orchestra, no? Era proprio qualcosa di attoriale, anche non solo di musicale, c'era questa multidisciplinarietà nel discorso, ecco. Quindi era un gioco, cioè, dovrebbe partire come un gioco, no? Sì, sicuramente sì. E infatti tutte le cose belle cominciano come un gioco e dovrebbero rimanere anche ti, come danno, ti danno serenità, perché se non ti danno serenità non sono belle, ma se ti danno serenità perché sono belle, e allora è tutto un gioco. Anche la vita è un gioco quando è bella, se no è un gioco triste quando ma è anche brutta. L'arte deve essere un gioco a questo punto, sì, no? Perché certo. Si deve recuperare questa dimensione ludica. Altra piccola curiosità, perché come avete capito, noi non è che andiamo a scoprire l'artista per quello che fa, ma per quello che è, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Allora, che rapporto ha di solito un artista tra poter fare una cosa da solo e farla col maestro d'orchestra? Perché fare il pianista o fare qualsiasi strumento agli ordini di qualcuno non è la stessa cosa di interpretare a modo proprio, con i propri tempi e metodi. Quindi intanto vedo in sottofondo qualcosa, questa è la partenza di uno dei filmati, tu non lo vedi, però io lo vedo, sì, però un po' verrà inquadrato anche il resto, perché questo era il prologo, l'anticipazione. Comunque bravo il nostro regista, e finché vediamo le immagini possiamo anche tranquillamente allora parlare di questa cosa qua. Come si sente l'artista? Perché, per carità, con tutto il rispetto e la bravura per Sua Maestà, il direttore d'orchestra più bello del mondo, che è più bravo, ne conosco uno giovanissimo che è Nicola Simoni, che è bravissimo, però ci sono quelli che, insomma, dal Metropolitan alla Scala, insomma, hanno qualche punto in più, però si obbedisce facilmente? Ma io non ho tutta questa esperienza, ho fatto dei concerti col conservatorio, diciamo, come solista, sì, e diciamo, all'epoca devo dire che non avvertivo forse questo non avvertivo disagio, ecco, per il concerto di Mozart, ad esempio, che ho eseguito. Devo dire che adesso, se dovessi affrontare il discorso da solista con un'orchestra, con un direttore d'orchestra, ci sarebbe l'esigenza, diciamo, di creare qualcosa che stia in piedi dal mio punto di vista, non dal punto di vista, ecco, quindi necessariamente immagino che possa creare, insomma, anche uno sforzo notevole sia dalla parte dell'interprete che dalla parte del direttore, che poi dalla parte anche dei maestri d'orchestra, insomma, assolutamente è un'opera collettiva, e quindi bisogna in qualche modo con le famose prove, no? Bisogna cercare di rendere fluido e giocoso un discorso in modo non ingessato, che non è semplice, però riuscire a è proprio, e dovrebbe anche essere il compito di uno Stato, no? Di una società civile, quello di riuscire a mettere insieme le persone. E infatti, questo poi dal punto di vista, diciamo, meramente sociale, della valenza sociale, penso anche a tutto il lavoro che ha fatto il maestro Abbado in Sud America, insomma, si tratta veramente di riscoprire il piacere di mettersi d'accordo, quindi dell'andare d'accordo con la musica, no? Che è una delle cose, quindi la valenza educativa, perché lui faceva queste orchestrine con i bambini, con i ragazzi, no? Nelle favelas, nelle cose, quindi c'è veramente tutto un universo da scoprire sotto questo profilo. Ecco, allora a me viene in mente una cosa. Sicuramente un artista forte del suo essere artista, con proprio un suo modo specifico di interpretazione, forse fa fatica a stare agli ordini di un maestro, per quanto, insomma, ci metta tutto il suo sapere, perché è lo spartito avanti, devi sapere, però più veloce, un po' più lento, più aggressivo, più morbido, questo te lo dice il maestro, te lo fa capire con i gesti, ma potrebbe non essere il tuo stile, ecco. Credo che forse, allora lì, dall'artista al bravissimo esecutore ci sia la differenza. Il bravissimo esecutore sta meglio sotto maestro.
L'artista difficilmente sta bene sotto maestro perché avrebbe la tendenza a sentire solo il proprio. Che no, da, io penso, che ad esempio, volta cambia esecuzione. Penso ad esempio a uno dei più grandi pianisti del Novecento, che è Arturo Benedetti Michelangeli, ad esempio, no? E lui ha lavorato con orchestra, non molto, ma insomma ha fatto qualcosa. Però, per esempio, musica da camera, due pianoforti, pianoforte quattro. Ecco, lì non. È anche, sta anche alla sensibilità dell'artista, insomma, poi vedere qual è il campo di applicazione preferito, insomma, quale può essere. Ci sono invece dei pianisti che molto bravi e che hanno anche una carica di creatività incredibile, che comunque vanno benissimo con l'orchestra, con. Si tratta un po' di trovare la propria dimensione, insomma, ma si può trovare in vari modi, secondo me. Non, quindi non basta, sono, basta mettersi, sì, d'accordo, sì, prima, come, sì, sempre. Sì, certo, però. Se uno ha tanto carattere è difficile che si metta d'accordo. Ma si trova la strada, no? Perché se, almeno, non lo so, io mi viene da dire, insomma, che poi le costrizioni, per più uno si sente costretto, poi più veramente lì, secondo me, ha l'opportunità invece di dimostrare, non so a chi, ma insomma, di incanalarsi verso un'altra strada. Sono sempre le cose. Molti artisti hanno lavorato sempre su commissione, no? Anche lì sarebbe, c'è lo stesso problema, no? Penso a Michelangelo, la Cappella Sistina, cioè, anche lì si può essere, no? Un'idea di costrizione, però il grande artista, insomma, va oltre questa cosa e crea il capolavoro comunque. Beh, calcoliamo, per esempio, parlando di musica, tutti quelli che sono quelle persone che di cui non sai quasi mai i nomi, perché se lo scrivono in piccolissimo, che sono i turnisti della, certo, sala di registrazione, certo. Gente di una capacità incredibile, mm-hmm, però forse non di carattere per fare una cosa propria, ma tu gli dici fallo così e te lo fanno così anche meglio di come l'hai immaginato tu, perché lì c'è la loro fantasia, la loro, certo, professionalità, certo, che ti aiuta, no, ma però quelli restano bravissimi in confo. Beh, insomma, anche i fratelli Porcaro hanno fatto i turnisti ai tempi, quindi no, non erano proprio persone qualsiasi, ma di fatto sono esecutori meravigliosi, certo. Però l'artista magari è meno bravo, ma colpisce per il carattere, come sempre. Ma non lo so, però sì, certo, ma poi insomma uno ci arriva attraverso varie vie, no? Magari parte facendo il turnista, poi insomma le biografie, insomma, di chi fa la musica, chi fa anche teatro, sono belle, perché non si sa mai che piega prenda, no? Poi anche, penso ad esempio allo stesso Allevi, no? È partito facendo quasi il turnista, no? Con Jovanotti, e poi è arrivato, insomma, a trovare un suo universo espressivo. Sì, veramente bravo. Quindi, insomma, poi le strade del Signore sono infinite. Ah, sicuramente. Ecco, comunque, adesso, a parte l'ipotesi che ti potrei anche augurare, per carità, di scrivere qualcosa non uguale ma meglio del tema d'amore di Blade Runner che ha fatto Vangelis, bellissimo, se ci riesci, bellissimo. Sei veramente bravo. Bellissimo. Sarebbe bellissimo, però una delle canzoni più belle, secondo bellissimo, me, del mondo. Bellissimo, bellissimo. Però, bellissimo, a parte un sogno così, bellissimo. Ma nel cassetto, se apriamo il cassetto, cosa troviamo? Senza dire troppo, eh? Io cerco, non è che voglio eludere la domanda, ma cerco sempre di navigo un po' a vista, nel senso che, ecco, l'unica cosa che veramente forse ci terrei è riuscire a continuare, ad avere la forza di continuare a comporre. Vabbè, ecco, questo sì, trovare veramente, ecco, al di là dei concerti, delle altre cose che faccio in ambito musicale, musicologico, di ricerca, però riuscire a trovare sempre lo spazio alla sera o al mattino, al pomeriggio, insomma, per comporre qualcosa per. Ma andiamo dalle corone sonore, che mi pare che hai già fatto. Sì. E poi andare anche, ma fino a dove? Allora, mi piacerebbe continuare un po' quello che sto facendo, nel senso, colonne sonore e anche musica improvvisata, in qualche caso, perché è bello anche trovare questo contatto con l'immediatezza, con l'immediato, insomma, con proprio lo stato d'animo che si ha in quel momento, cercare di renderlo con immediatezza, con freschezza, e invece qualcosa di più mediato, che invece è il rapporto con lo spartito, con le famose merde di Mosca, e tutto il discorso invece della musica assoluta e anche, insomma, scritta. Ecco. Insomma, dai, comunque, ecco, la voglia c'è e anche l'impegno, cioè, perché questo, da come l'hai detto, mi fa capire, e l'avete capito anche voi, che lo sta già facendo. Certo, sarà sempre più difficile ritagliarti lo spazio, perché sempre 24 sono le ore, fino a quando il governo non le fa diventare 25 solo per tassarci di più.
perché sarebbe quello il problema, e lavorare un'ora di più senza prendere soldi. Però voglio dire, credo che ti stai impegnando. Comunque, ecco, quindi tu lasci poco spazio al cassetto perché ti piace realizzare immediatamente, se possibile. No, ma più che altro senza avere l'idea proprio del progetto, perché poi queste cose prendono sempre un'altra piega. Poi un conto è uno come le vive nella sua mente, un conto è poi che prospettive concretamente si offrono. In questa è anche la bellezza, no? Perché se uno parte sempre da un'idea fissa e dopo invece la cosa che nasce dal momento può essere anche dal punto di vista qualitativo migliore, no? Ecco, da questo avete capito che stiamo parlando con un artista, Giulio Andretta, artista, che voi potrete andare ad ascoltare, però attenzione, ribadiamo il concetto, nella biblioteca, sì. Perché è una bella sala, perché non l'ho vista io. Sì, è una sala grande. È una sala molto grande, diciamo, dove ci sono i libri, ma Piazzola sul Brenta. Piazzola sul Brenta, ma c'è anche uno spazio apposito per conferenze, insomma. Benissimo. Questo succederà nella giornata di domani. Di domani. Nel pomeriggio alle ore 17:30. 17:30. Però voglio dire, siccome non ci saranno tantissimi spazi, perché io conosco anche a Selvastano, una biblioteca bellissima, tanto spazio, però se arriva troppa gente, poi qualcuno si trova dietro, perché non c'è. Quindi arrivate qualche minuto prima, che è molto meglio, perché poi viene richiesto chiaramente in silenzio, e quindi quelli che sono fuori danno fastidio perché chiacchierano, perché non sentono niente, non vedono soprattutto. Quindi arrivate per tempo, mi raccomando. Posso solo rubarti un secondo anche per dire che farò due concerti oltre a questo, il 4 febbraio e il 4 marzo, per gli amici della musica di Padova, e in centro a Padova, quindi al teatro Alla Specola in via San Tommaso. Bene. Che poi è la sede, è il teatrino dove c'è anche la sede dell'Istituto Malipiero. Quindi in collaborazione con l'Istituto Malipiero e organizzato dagli amici della musica. Allora il 4 febbraio porterò lo stesso programma che porterò domani. Bene. E il 4 marzo invece sempre la stessa idea, diciamo, fondativa per l'elaborazione del programma, però un repertorio un po' diverso, ecco. Ecco. Grazie a Silvia che ci ha seguiti e ha detto che è stata una bellissima puntata. Grazie Silvia, gentilissima. Bellissimo l'appuntamento con te, quindi anche per le altre puntate. Manca poco, io vi ricordo lo sport alle 21, quindi adesso 10 minuti perché la regia si organizzi e metta qualche duro, ovviamente dei comunicati che vanno in questo spazio, ivi compresa l'informazione, e poi partiamo con lo sport. Nel frattempo a tutti quanti buona giornata alla memoria e buona serata ormai per quello che è la memoria. In bocca al lupo a Giulio, però ti vogliamo qui per sapere ancora cose di più, perché non è sufficiente. Noi vogliamo gli artisti seguirli da vicino. Grazie a tutti, buona serata, alla settimana prossima. Claudio Casolati vi dice che sia un grande weekend. In ogni caso, ciao!